tratto è il cardinale Giulio Sanguino, l'autore, come abbiamo detto, è Pietro da Cortona, e sono entrambi intimamente legati alla storia di questo luogo e alla storia della famiglia che adesso li ospita. Tratta di uno dei più bei tratti e anche dei più significativi ritratti del Seicento romano, nel momento in cui la ritrattistica si stava costituendo proprio a Roma a partire dagli anni 20, dagli inizi degli anni 20 del Seicento. Questi ritratti sono del 1626, quindi sono quelli che daranno impronta a tutta la ritrattistica mondiale, che voleva dire europea o comunque del mondo conosciuto. Grazie alla generosità di una grande mecenate, la Marchesa Giovanna Sacchetti, e che noi adesso in questo momento ringraziamo ufficialmente per questa straordinaria, insolita generosità, insolita per una città come Roma. Che un'opera di questa importanza non entrava proprio nella collezione borghese, forse anche in una collezione dello Stato. È un caso simbolico che vorrei che fosse davvero l'esempio a molti altri futuri episodi di questo tipo nel nostro paese, e quindi per questo lo ringrazio molto. La storia e la trama della è quello che ha fatto Roma, la nuova Rinascimento.